Buongiorno da BTV News. Oggi 29 agosto è il martirio di San Giovanni Battista. Il 29 agosto di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro i test nucleari, promossa dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi a livello globale delle detonazioni di ordigni nucleari e chiedere la fine di questi esperimenti su questi armamenti. Sul tema esiste anche un trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari che vieta l'esplosione di test di armi nucleari e qualsiasi altra esplosione, sia per scopi civili che militari, in tutti gli ambienti. È stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996. Ad oggi 185 paesi hanno firmato il trattato e 168 lo hanno ratificato. Tuttavia il trattato non può entrare in vigore fino a quando non sarà ratificato da 8 paesi specifici, noti come paesi chiave, che possiedono tecnologia nucleare. È fondamentale che tutte le nazioni si uniscano per porre fine ai test nucleari e per promuovere una cultura di pace e sicurezza. La comunità internazionale deve lavorare insieme per promuovere il disarmo nucleare, ridurre il rischio di proliferazione nucleare e stabilire meccanismi di controllo e verifica del rispetto degli accordi esistenti.